Ritorniamo live dallo spazio del Future Channel con Camera di Commercio e Rete 7 insieme alla splendida regia, al gruppo dei ragazzi di Don Bosco che sono qua a lavorare per rendere possibile tutto questo, oltre agli splendidi tecnici di Rete 7 che ci accompagnano, corrono a destra e a sinistra per realizzare i contributi di cui state godendo. E con noi, oggi è una giornata dedicata al cibo, al gusto, ai profumi, ai sapori, il vermentino, guarda ci hanno anche portato, poi la mostriamo, è un presente con la bottiglia di vermentino, con Caterina De Luca invece, buona giornata, Federica. Con Federica De Luca, innanzitutto grazie e benvenuta. Grazie a voi per lo spazio. Beh, che gusto stai assaporando di questo salone? Le prime impressioni? Allora, sto assaporando un gusto, come sempre, molto intrigante e direi che sempre più appetitoso. Sto cercando di dare il mio contributo da due edizioni in qua, perché così con la Paola Galletto e Marco Pautasso del Salone Off abbiamo messo abbiamo imbandito quella che io amo, come la amo definire, la seconda edizione di Letture da gustare. Praticamente sono delle cene letterarie che si svolgono negli angoli più diversi della città, proprio per portare il salone anche al di fuori degli spazi del salone, ma soprattutto con la mission di intrigare e invogliare e invitare anche quelli che non sono dei lettori accaniti, che quindi vivono 5 giorni di salone, ma anche quelli che magari vogliono semplicemente avvicinarsi a una lettura, leggere le pagine del proprio beniamino attraverso quelli che sono stati magari determinati passaggi dove si parlava di letteratura, di cibo, di pietanze, di ingredienti. Allora, faccio un esempio di uno degli appuntamenti di questa edizione 2024 di Letture da gustare. Allora, l'intento è di mettere sempre in evidenza quelli che sono gli anniversari, e quindi quest'anno abbiamo colto lo spunto per festeggiare Gabriel García Márquez, che sarà festeggiato domani quindi sera. Quindi abbiamo un menù Márquez. Un menù Márquez composto da più pietanze messe insieme attraverso quelli che sono i ricordi, gli aneddoti di un autore che per la Giulio Perrone Editore domani sera presenterà questo In Colombia con Márquez. Sempre la stessa casa editrice ha scelto questo format per presentare alla Locanda del Cecchi, sempre domani sera, un viaggio nella Napoli di Troisi, di Massimo Troisi, di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario dalla nascita. Ed è quindi leggere e rivedere un personaggio. E ci manca Troisi, dobbiamo ammetterlo che ci manca, esatto. Massimo Troisi. Poi un omaggio un po' particolare l'ha fatto la Locanda del Parco, quindi zona Mirafiori Sud, perché per tutta la settimana, dal 7 fino al 14, declina il basilico, direi prodotto principe della Liguria, attraverso varie forme. Da quella ha coinvolto anche tutta una serie di associazioni e partner che lavorano insieme alla circoscrizione, quindi partendo dal coltivare le varietà di basilico, abbiamo fatto un aperitivo letterario dove si parlava del valore del basilico anche da un punto di vista simbologico, di cultura. Un basilico da balcone. Esatto, e poi piatti ovviamente di carne. Però adesso anche il basilico, però quando uno parla di pesto sta un po', certo, scomparendo, no? Perché si dice sempre, adesso sta andando il pesto rosso. No, che col basilico però nulla a che fare. Lì, per la cosa molto interessante è che sono riportati di questo autore di Acqui, che è un antropologo, ha fatto tutta una serie di studi che ha raccolto in questo volume del Leone Verde, addirittura ha fatto una ricerca attraverso le ricette diverse di basilico nella storia, e quindi dà nuovamente valore al basilico. Domenica si chiuderà le cene a tavola con Marco Polo. Eccolo, quindi qua un viaggio non in un paese, ma di Carlo Diamante. Quindi una tavola che sta di Oriente. Parte in realtà dall'Italia. Da Venezia, sulla Via della Seta. Ed è un luogo non luogo, quindi non è un paese, è dedicato a un paese, è dedicato a un'esperienza e a quelle curiosità che Marco Polo, ovviamente di tappa in tappa, ebbe modo di conoscere. Il cibo di Gengis Khan. Esatto. E quindi fino alla Mongolia. Mi ha colpito che c'è anche la ricetta. Sì, sono tutte le ricette della farinata. Tutti i volumi comprendono anche le ricette. E la farinata, ricordiamo che per essere digeribile deve essere lasciata riposare. Sì, non hai mangiarla subito, esatto. Quindi
quindi è, una, è un divertissement culturale. Ma se Federica fosse un cibo, che cibo sarebbe? Di sicuro sarei, penso, una pasta, perché io adoro la pasta, adoro i primi, carboidrato, ahimè sì. E Moreno che cibo sarebbe se fosse un cibo? Che qua, cosa, il salone del libro? No, 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 no. Se Moreno fosse un cibo, che cibo sarebbe? Mi cogli di sorpresa, cioè questa è una crepe con la Nutella. Ah, buona! Buona, cioè sulla crepe con la Nutella, cioè, però in questo caso ne risente la fame che ho in questo momento. E allora saltiamo, sorvoliamo. Sorvoliamo su... Come si trovano questi appuntamenti? Tutti, come ci si iscrive? Sono tutti i programmi, tutte le cene, tutti gli appuntamenti sono sul sito del Salone del Libro, quindi sul programma ufficiale, la sezione Salone Off, diviso per giorno, oppure dove ci sono la sezione gastronomica, perché effettivamente, come avete detto, la sezione cibo ormai sta prendendo, non dico il sopravvento, ma sta prendendo ampio spazio anche all'interno del... Perché nulla, e Proust insegna, ti... riporta a dei ricordi lontani come una fragranza, un profumo, un ingrediente, un profumo del caffè. Io mi ricordo anni fa intervistai la Torre Grossa che aveva scritto questo libro e proprio sentivi questo odore della torrefazione di famiglia, no? Quindi questo è un semplicissimo omaggio, tra l'altro trasversale, perché la cucina alla fine piace a tutti. Dal Salone del Libro facciamo questa grande unione con Terra Madre, no? Che è l'altro appuntamento, poi settembrino. Settembre, fine settembre. Ottobre, no? Gli ultimi giorni di settembre. Che ci lega questi due appuntamenti. Federica, noi ti ringraziamo, a questo punto veniamo a trovarti per gustare un po' di libri insieme con voi.